I risultati spesso sono generati da grandi sogni e animati da autentica passione. Questa è un po' la filosofia che anima eh, la CVL che ha realizzato Impetus 36. Stiamo parlando di una realtà del tutto particolare che cerca di unire, di fondere insieme quelle che sono le caratteristiche performanti e tecnologiche proprie eh, dell'americanità, di una barca comunque che ha saputo affrontare quelle che sono le intemperie dell'oceano, ma anche il know-how e le attenzioni ai dettagli e ai particolari tipiche invece della tradizione artigianale italiana. Non diciamo altro però e andiamo ad incontrare chi questa barca l'ha fortemente voluta, vissuta e realizzata. Eccoci a bordo dell'Impetus 36 dove abbiamo raggiunto Carmine Landi della CVL. Abbiamo descritto quelle che sono le caratteristiche di questa azienda eh, molto impegnata nel difendere la sicurezza ma anche le prestazioni. Sì, il no, nostro obiettivo è proprio famiglia, sicurezza. Uh, comod eh, comodità. comodità e varie cose andiamo al prua e dimostri di qualche cosa che noi ci crediamo una cosa basilare importante allora cominciamo a vedere nei dettagli quelle che sono le caratteristiche vincenti di questa imbarcazione che come abbiamo ricordato cerca di unire quelle che sono eh, le caratteristiche performanti tipiche americane al know-how italiano per quanto concerne invece l'eleganza e gli allestimenti andiamo in prua molto più importante per quanto riguarda la nautica abbiamo un'inclinazione bascolante 15 gradi in modo che l'ancoraggio diventa molto più comodo a prue si presenta con un grande vano i nostri fili sono, uh, sono esposti e sono termo su tutte le terminali usiamo un cavo con doppio wine in quanto la corrosione è molto difficile arrivare al uh, nostro filo vivi in questa zona qua su, che, che ci vediamo, si tratta di una, um, siamo sotto la linea del corrente dinamico in quanto il vento non entra sotto la tappezzeria in quanto questo qua si presenta una, uh, rigido e non soltanto uh, a livello di sicurezza il vento e le tappezzerie non sono capaci da volare. Quindi anche un ulteriore accorgimento, vediamo che ce ne sono davvero tanti per rendere anche in fase di navigazione questo battello assolutamente performante ma anche eh, vivibile per tutta la famiglia nella massima sicurezza. Continuiamo il nostro giro. Presenta la battello con due grandi passaggi laterali, oltre 56 cm, tutti i due lati. Si presenta con un parabrezza uh, ricoperto in acciaio come passamano, in modo che è molto più facile aggiungere a Pozzetto o la Poppe prua con facilità e sicurezza. Grande vivibilità dunque all'esterno di questa imbarcazione. Sì, è molto sicura. Adesso iniziamo a parlare invece dell'art top. Sì, hardtop si presenta con una tendolina che è molto grande, rigido, fatta in acciaio uh, elettronico. Quindi siamo ancora, uh, abbiamo la possibilità di viaggiare e camminare 360 intorno al battello durante una navigazione. Quindi, non ci sono alcuni tiraggi per la tendolina. Per quanto riguarda il rialzo, uh, quando e durante la navigazione. Si può mettere gli strumenti, uh, GPS, antenne e vari uh, servizi. Si presenta con esattamente 90 ⁇ con il cielo, quindi le uh, coordinate sono ben precise. Per quanto riguarda il console, abbiamo 11 bottoni che il um, comandante sta completamente in controllo, in quanto non abbiamo creato confusione, è molto intuitivo. L'obiettivo è essere molto intuitivo. Per quanto riguarda questi rialzi e per l'acqua piovana, l'acqua riesce, riesce subito a scivolare sopra il consollo, okay? in queste zone sotto il sedute abbiamo un barbecue elettrico che si può anche trasformare in gas o un semplice lavendino. Per quanto riguarda la cucitura usiamo un prodotto che si chiama Nautolex, okay? con una cucitura esattamente perfetta che si chiama Coban, è il numero uno nel mondo per quanto riguarda la cucitura. Noi ci teniamo alla qualità perché la nostra pubblicità con voi è stata mare e state bene, senza alcuni problemi. Ecco, questo è opportuno sottolinearlo. Grandissima attenzione, abbiamo parlato di sicurezza. Adesso abbiamo visto che non è trascurata neppure l'eleganza, ma anche la funzionalità perché, insomma, avere la possibilità di avere un piccolo barbecue concede anche poi, sia in fase di navigazione che quando la barca è ormeggiata, permette anche di godersi insieme magari a un po' di amici un frugale pasto eh, prima di riprendere la navigazione. Abbiamo parlato della comodità e della praticità di vivere questa imbarcazione durante il giorno, però c'è la possibilità di goderla in estrema comodità anche di notte. Sì, lo... L'obiettivo è sempre famiglia, quindi qui puoi dormire uh, con due coppie in privacy, sia nella cabina, anche questa cabina uh, fuori, che diventa una cabina uh, tipo uh, campeggio, uh, fino a 2,72 metri di altezza e 3,40 metri di lunghezza. Uh, per quanto riguarda il bagno, è elettrica, molto grande, giustamente le donne hanno bisogno della loro privacy in certi uh, momenti durante la giornata dorme due persone molto comodamente, sempre per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo creato un bellissimo pozzetto uh, figurifero, in quanto uh, naturalmente su altre uh, tipologie di figuriferi quando si apre le, le, le bottiglie cadono, noi terra, noi in questo, non abbiamo questo, questi problemi. Non è trascurato davvero nessun dettaglio all'interno di questa imbarcazione, anche laddove a prima vista sembra non esserci nulla, e invece è sempre nascosto un'ulteriore eh, un attenzione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chi poi sarà destinato a vivere. Questa imbarcazione, abbiamo parlato degli aspetti di vivibilità, di sicurezza, di attenzione al dettaglio, adesso però parliamo anche un po' di prestazioni, visto che questa è una barca che tu hai vissuto e hai vissuto anche in condizioni particolari come quelle che si possono verificare nell'oceano, che come sappiamo è ben diverso dal mar Mediterraneo che magari noi siamo abituati a conoscerlo di più le prestazioni di questa barca? Uh, fenomenale <ride> ok, uh, noi offriamo uh, per ogni um, goccia sulla prua 100 euro <ride> Quella, dite che questa è una barca molto asciutta molto stabile uh, siamo 10 cm sopra la linea di galleggiamento. io vengo da molti problemi uh, di mare su altre barche basato su tutti quegli anni di esperienza ho creato una cosa fatta veramente come Dio comando. Abbiamo una brush rail eh, che noi chiamiamo in America per ultraproduzione significa una patina sopra la linea di galleggiamento per onda forte, quindi le tubulari sono esattamente due centimetri a destra e a sinistra per quanto riguarda la stabilità. Se qualcuno soffre di mare, qui no. Siamo 4 metri di plangetta totale, eh, una prua che... Prodeggi tubolari 360 gradi davanti e a pop 180 gradi. Uh, protetto eh, la sella con, per quanto riguarda la Veterraisen 14 stratificazione, praticamente è una barca vera e propria con un'autorio un protezione di tubolare. Scusami che non parlo bene italiano. No, anzi approfitto però... per fare i complimenti, davvero ha eh, spiegato veramente benissimo in ogni dettaglio quelle che sono le caratteristiche vincenti di questa barca. E allora a tal proposito, prima di salutarci, per chi fosse interessato possiamo dare un riferimento, un recapito, un sito internet per saperne ancora di più? Sì www.impetus36.it o ci possiamo fare vedere il nostro prova a mare su YouTube. Impetus36, confrontarlo risulterebbe imbarazzante.